Benvenuti in questo spazio nel quale presentiamo un personaggio alla volta del romanzo Le Canaglie, edito da Sellerio, un romanzo che racconta un pezzo di storia del nostro paese dall'ottobre del 71 al gennaio del 77, letto attraverso le vicende di una squadra di calcio, la Lazio, che fu una piccola riproposizione in miniatura all'interno di quello spogliatoio di ciò che era la società spaccata in quel momento, perché spaccata era quella squadra che poi arrivò a vincere comunque lo scudetto. E oggi voglio parlare di un personaggio di finzione che si muove tra i tanti reali nel romanzo, che si chiama Preminenza. È un personaggio nel quale si incarna un po' la figura che per tanto tempo abbiamo definito, abbiamo chiamato come il grande vecchio, il burattinaio che c'è, ci sarebbe stato nella percezione popolare dietro i grandi misteri di cronaca degli anni 70 in Italia. E Preminenza è la sua riproposizione calcistica, è un uomo che si vanta di riuscire a condizionare gli eventi, di poter muovere giornali e giornalisti così come crede, e ha uno scopo, quello di mettere in difficoltà l'allenatore di quella squadra, Maestrelli, che proprio non gli sta simpatico, e forse ha dei motivi oscuri per danneggiarlo, così come vuole danneggiare il presidente di quella squadra, vorrebbe spingere a venderlo la società. E è un personaggio misterioso, vive avvolto nell'ombra, lui stesso non vedente, si fa leggere ogni mattina ai giornali da un ragazzo, un ragazzino, uno studente universitario che lui stipendia per quel servizio, e lo chiameremo il Solerte. E Preminenza è, nel romanzo, è un signore che manovra e intriga. Ha fatto sempre questo, senza attendere una risposta o che il vecchio Balucano attacca. Rimane seduto sulla sua poltrona, senza muovere più nemmeno un muscolo, per dei secondi che paiono un'eternità. Tira un'ultima boccata alla sigaretta, con il profilo in controluce. Oltre la finestra, Roma se ne fotte, in tutta la sua bellezza assurda. Il potere è divertente, dice lui. Il potere si esercita nel buio. Preminenza, l'uomo misterioso del romanzo Le Canaglie.